Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Eccolo qui il nostro Massimo Persotti, arriviamo in zona Salvalingua. Massimo, buongiorno. Francesco caro, buongiorno. Buongiorno. Bentornato a tutte le amiche e gli amici del Salvalingua. Allora, siamo pronti oggi, poi salutiamo un'amica, ci fa molto piacere avere la nostra ospite, ma sì, presentala sì. Tu. Sì, perché in questi giorni, Francesco, si è molto parlato e scritto di Roald Dahl, che è un celebre autore di libri per ragazzi come La fabbrica di cioccolato, Il GGG, Il grande gigante gentile, tanto per citarne un paio. Ora, perché si discute di Dahl, scomparso oltre 30 anni fa? Perché la casa editrice britannica Puffin, d'accordo con gli eredi di Dahl, ha deciso di ripubblicare i suoi libri modificandone i testi, Francesco, ed eliminando in particolare o edulcorando ogni riferimento al genere, alla razza e al peso. Insomma, Francesco, vengono espressamente eliminate o sostituite parole come ad esempio grasso, brutto, nano, parole offensive, parole scorrette. Il dibattito è aperto e sul quotidiano La Stampa è intervenuta la scrittrice Nadia Terranova con un articolo dal titolo "Se Roald Dahl non può dire grasso abbiamo rinunciato all'intelligenza". E allora noi abbiamo chiesto a Nadia Terranova di essere nostra ospite qui al Salvalingua oggi ed è con noi. Buongiorno Nadia Terranova. Buongiorno, grazie. Buongiorno. Per questo invito. Ben trovati, ben ritrovati. Grazie, grazie. Lei ha vinto lo scorso anno il premio Andersen per il miglior libro 9-12 anni con Il Segreto, quindi penso che questa storia l'abbia ancora più toccata per certi versi, ma può essere sufficiente il fatto che la sensibilità odierna rispetto al passato è cambiata e quindi se oggi non è appropriato utilizzare parole come negro, handicappato, persino grasso, altrettanto dobbiamo pretendere persino da testi classici, libri del passato, addirittura libri per bambini, al punto da modificarli censurandoli? Insomma, in nome del politicamente corretto è giustificabile quanto sta facendo la Puffin con i libri di Dahl? Allora, intanto facciamo un po' di distinzione, nel senso che le parole per fortuna non hanno un significato univoco, ma appunto attraverso il timbro diverso che noi diamo e la loro prismaticità noi impariamo a conoscerle e quindi anche a gestirle. Parliamo proprio della parola, di una delle parole incriminate, grasso. Sì. Allora, è chiaro che se io dico "il mio grosso grasso matrimonio greco", film di straordinario successo di pubblico su questi, che spero non diventerà "il mio paffuto, corpulento, curvi matrimonio greco", nessuno ha niente da ridire, perché "il mio grosso grasso matrimonio greco" non si riferisce a una persona, si riferisce per esempio a una buffata, creando anche un titolo particolarmente efficace, perché è una coppiata inedita, no? Nessuno direbbe mai "grasso" di un matrimonio, ma tutti capiamo immediatamente a cosa si riferisce, quindi a che tipo per esempio di banchetto. La parola "grasso", se io la utilizzo consapevolmente su di me e dico "mamma mia, mi sento grassa, mi sento una balena", nessuno potrà dirmi di avere offeso qualcuno. Sto utilizzando un insulto, depotenziandolo e utilizzandolo con ironia. Se io utilizzo "grasso" per umiliare o additare qualcuno, per farlo sentire inferiore, per farlo sentire escluso, sto chiaramente compiendo un altro tipo di atto. Crescere dal punto di vista linguistico e quindi di relazione col mondo significa attraversare le parole e capire che le parole hanno contesti, suoni, significati, pesi diversi, no? Però avere paura di una parola, bandirla e dire che "grasso" non si può dire mai, significa non soltanto creare un tabù dove non esiste, ma anche privare per esempio un bambino della possibilità di esperire questa parola in altri contesti, in contesti in cui può elaborarlo, per cui questo bambino la parola proibita appena la acchiappa non vedrà l'ora probabilmente di ripeterla continuamente in maniera esilarante, dato che è una parola che è a lui sconosciuta in altri contesti. Qui restiamo nell'alveo, diciamo, della vita quotidiana. Se parliamo dei libri e dei libri di Dahl in particolare, la cosa cambia ancora una volta, perché non si tratta tanto del fatto che nei libri di Dahl si dice "grasso" perché prima si potevano dire cose
corrette, oggi no. Sì. Io credo che Roald Dahl scriverebbe grasso anche adesso, cioè lui vuole proprio dire che un adulto è grasso, brutto e cattivo, e questa irriverenza nei confronti degli adulti non è soltanto fondamentale quando che ai bambini piace, che ai bambini e che anche agli adulti diverte, perché poter dire delle parole che sono ancora fuori da un contesto quotidiano, ma entrano in un contesto grottesco, esagerato, è una possibilità che soltanto l'arte ci dà, la vita quotidiana non ce la dà, ce la dà in misura completamente diversa. Quindi sì, da un lato la letteratura non è l'ora di educazione civica, dall'altro le parole in assoluto non esistono, le parole sono metamorfiche, bisogna vedere dove stanno, e averne paura è ridicolo, è offensivo. Gliela dico io una parola offensiva prima di ridarle la parola. Sa qual è una parola offensiva? È bua. Bua è una parola che non esiste, mi sono fatto la bua. La parola bua. Bua, che usano i grandi per, sì, parlare, per dire ai bambini che si sono fatti male. Un bambino è perfettamente in grado di dire ho una ferita o mi sono fatto male, non c'è nessun bisogno di dire hai la bua al pancino. Ecco, se io vedo in un libro la parola bua e mi è capitato, io quel libro lo chiudo e lo brucio pur di non farlo leggere a mia figlia, perché ogni volta che qualcuno si rivolge a lei con parole come bua o pappa, io credo che sia un insulto alla sua possibilità, anche a un anno, a due anni, di capire che la pappa non esiste, non c'è la ninna, c'è il pisolino. Cioè, perché devo inventare un bambinese offensivo che lei non vedrà l'ora di disimparare per diventare grande? Poi lo dirà a modo suo, ma la pappa, noi non mangiamo la pappa, le persone mangiano la pasta, la carne, le verdure, si chiamano per nome e si comprende il mondo. Quindi facciamola la crociata contro le parole offensive, sono quelle. Anche perché probabilmente in questo modo sottovalutiamo anche i nostri bambini e adolescenti, sottovalutiamo la loro intelligenza. Lei lo ricordava poc'anzi, si ritiene che alcune parole vengano ritenute offensive e quindi diseducative, si privilegia magari quel bambinese, come lo ha chiamato lei poc'anzi, cioè quella lingua un po' frullata e omogeneizzata, lo ha scritto ieri nell'articolo sulla Stampa. Quindi c'è anche una sottovalutazione della capacità dei bambini di interpretare, di capire le parole e i contesti in cui vengono adoperati. Sì, c'è una sottovalutazione e anche un travisamento di quella che è l'esperienza estetica della lettura. L'esperienza della lettura non è un'esperienza così binaria, cioè io leggo e quindi imparo a comportarmi, poi sempre vengono presi i modelli negativi, no? Ne faccio un esempio proprio concreto. Io, come tanti, quando ero piccola, come tutti direi, ognuno di noi è stato preso in giro da qualcun altro e magari a sua volta anche preso in giro. Io ero la quattr'occhio, avevo questi orrendi occhialoni a farfalla che mia madre aveva deciso fossero carini, e anch'io forse avevo subito un po' per inerzia. E sono stata per diversi anni la quattr'occhi, quattr'occhi sparapidocchi. Grazie al cielo i fumetti erano pieni di bambini chiamati quattr'occhi, che depotenziavano l'insulto, lo capovolgevano, lo accettavano, e io ero felice, ero sollevata, perché non ero l'unica a essere chiamata così. Attraverso l'utilizzo di quella parola continuo e reiterato, io la normalizzavo, la neutralizzavo. Se invece nei libri i bambini si fossero detti come sei carino con quella montatura di occhiali, sei meraviglioso, nessun bambino avesse mai preso in giro nessun altro, nessuno l'avesse mai bullizzato, io probabilmente mi sarei detta ma allora sono veramente io a essere sbagliata. Cioè, riprodurre delle situazioni anche di cattiveria, di crudeltà, di sopraffazione, significa permettere ai bambini di sentirsi meno soli, indicando per esempio anche delle risoluzioni. Ma anche non è detto che ci si identifichi nell'aggredito, ci si può identificare nell'aggressore ed essere molto liberatorio. Cioè, un bambino che dice grasso a un altro poteva essere per me liberatorio, che per me che non mi sapevo difendere. Non so come dire, i piani non vanno assolutamente confusi. Io nella realtà ero una bambina fin troppo innocua, ma nei libri di Roald Dahl, per esempio, come in tanti altri, trovavo l'accesso a delle parti liberatorie, buie di me, che mi hanno fatto benissimo, cioè mi hanno aiutato tantissimo a elaborare quello che nella realtà non riuscivo. Lei ha scritto che il suo libro preferito proprio di Dahl è Le streghe, che ha subito ben 59 modifiche ed è considerato, anche all'epoca in cui uscì, insomma, fu considerato un po' un libro contro le donne.
Lei quando lo lette che impressione ebbe? Ma per nulla. Come lettura una bambina di 9 anni, Gianni, che aveva lei come quando... lettura quasi femminista. Non la consiglierei in questa chiave. I libri sono belli e brutti, il libro è straordinario, io non avrei mai pensato che era un libro contro le donne, anche perché c'è un personaggio straordinario femminile che è la nonna del bambino. Semplicemente io mi identificavo nel bambino, poteva essere maschio, femmina, a me interessava che questo bambino catturato dalle stregacce, che erano sì donne, perché l'immaginario della strega non è un immaginario da depotenziare, è, io lo dico, da strega, la persona che si identifica sia in senso militante, politico, femminista, in senso stregonesco vero e proprio nella parola strega. Io mi identifico, non voglio essere però dipinta, anche se restiamo sul piano politico, come una streghina, una fatina, una persona buona. La parola strega è potente, è proprio il simbolo del potere più oscuro delle donne nei secoli. Allora sì, le streghe erano cattive, e va bene che siano cattive, in un altro libro le troverò invece perseguitate, e allora cercherò, entrerò nella complessità di un potere, di un tipo di potere che fa paura, che può essere utilizzato in un modo o in un altro. E non è un libro contro le donne, è un libro che dice che le donne potenti con poteri, se fanno dei convegni contro qualcuno, non sono esattamente raccomandabili. Mi sembra che sia un messaggio chiaro e reale, in realtà, no? Molto bello. E poi nessuno parla del fatto che questo bambino alla fine diventa un topo, resta un topo, e la nonna lo ama lo stesso, questo personaggio di donna meravigliosa che lo tira su, anche se questo bambino che non ha più i genitori, e che poi si adatta anche alla sua nuova vita, alla sua nuova forma, non è una donna, anche la nonna. Francesco, ma tu ti saresti mai immaginato, leggendo un libro un po' di anni fa, quando eri adolescente, che quei termini sarebbero potuti essere cancellati improvvisamente perché ritenuti offensivi? Beh, no, naturalmente. È una riflessione che mi sto ponendo in questi ultimi giorni, da quando questo dibattito si è aperto, perché è un po' particolare, devo dire, devo ammettere. Anche adesso, leggendo alcuni fumetti, leggo anche di anche fumetti. Perché finivano bene poi quei libri, comunque, no? Quelle storie finivano bene. C'era tutta quella preparazione, tutta quella vicenda umana anche profonda e che feriva anche, ma poi la storia normalmente andava a finire a favore del negletto, a favore del bambino, della persona comunque che partiva male la sua esistenza, poi la chiudeva bene, e quello era la cosa interessante, no? Nel mio sguardo di bambino, quindi credo che siamo d'accordo in generale, credo che la libertà di espressione alla fine vinca e risolva tutto, metta le cose a posto. Ritengo siano così, insomma, sia così la strada giusta, sia quella. Francesco, io vorrei chiudere questa bellissima chiacchierata con Nadia Terranova parlando del suo ultimo libro, che è drammaticamente per certi versi d'attualità, perché è uscito l'anno scorso, si intitola Trema la notte, uscito per Einaudi, e narra le storie di un bambino e una ragazza le cui vite sono sconvolte da un terremoto, che è il terribile terremoto di Messina di inizio secolo scorso. Allora viene un po' subito in mente un parallelismo con quanto sta accadendo in questi giorni in Turchia, Nadia Terranova. È con noi Nadia? Non la sentiamo. Eccomi. Purtroppo me l'hanno scritto in tanti. È chiaro che quando io ho scritto Trema la notte, negli anni in cui lavoravo sulle ricerche, sulle fotografie, su quanto accaduto nei giorni successivi al terremoto, dei soccorsi del terremoto del 1908, sentivo che c'era qualcosa di eterno in quello che stavo visionando, cioè che i terremoti sono tutti diversi, ma si somigliano tutti. E quindi, mentre scrivevo, poi, per quanto quello del 1908 abbia avuto delle proporzioni non comuni, la più grande catastrofe sismica della storia d'Europa, però alla fine le immagini che mi scorrevano davanti erano quelle dell'Aquila, del Friuli, dell'Emilia Romagna, delle Marche, eccetera eccetera, no? Quindi effettivamente quando vedo le immagini del terremoto che più recente che adesso abbiamo in cronaca, le similitudini effettivamente sono terribilmente tante.
Grazie. Bene, la leggiamo e la ringraziamo davvero. Grazie di cuore. Nadia Terranova, Massimo, grazie anche a te. E buon italiano viva il salvalingua e buon italiano a tutti.